È vero che la coltivazione del pioppo è alla portata di tutti perché l'impegno richiesto è minimo. Sì, tra le colture energetiche il pioppo, ci sono due tipologie, il pioppo a ciclo biennale, cioè che viene tagliato ogni 2 anni, oppure il pioppo quinquennale che viene tagliato ogni 5 anni. La differenza è il diametro essenzialmente, il pioppo biennale ha un diametro di 10-15 cm, mentre invece il quinquennale arriva a 25-30 cm. L'impianto si fa su terreni fertili, ma non irrigui, con talee per il pioppo biennale, con astoni per il pioppo quinquennale, vengono messi nel terreno in file e vengono quindi raccolti da macchine apposite e cippati direttamente. Al secondo anno, quindi, una Class Jaguar, una trincia mais modificata può raccogliere il pioppo biennale e produrre il cippato. Sono pezzettini di legno che vengono utilizzati per la produzione di energia termica o di energia elettrica. La pianta quindi ricaccia. Come potete vedere in questo campo ci sono delle piantine che stanno rinascendo. Questo campo è stato raccolto nel mese di dicembre e adesso sta riprendendo, e da qui da ogni pianta si cresceranno 2 o 3 steli che verranno raccolti tra 2 anni. E quali colture si adattano meglio alle diverse tipologie di terreno? Sì, tra le colture energetiche che sono state selezionate ci sono quelle che necessitano di terreni fertili, come appunto il pioppo, oppure quelle che si possono adattare a terreni marginali, quale la robinia. La robinia pseudacacia, per esempio, si adatta molto bene in terreni collinari, in terreni poco fertili, oppure l'eucalipto che viene utilizzato nel sud Italia. Tra le colture erbacee invece ci sono sia quelle che vogliono un terreno di media fertilità, come per esempio il miscanto o la rundodonax, sia quelle che si adattano a terreni molto molto marginali come il cardo. Il cardo è una coltura che produce biomassa e semi oleaginosi e si adatta benissimo ai terreni marginali poco fertili. Come ricercatore, lei ha applicato, diciamo così, le sue conoscenze, nell'attività propria. Sì, alla morte di mio padre, i miei fratelli abbiamo ereditato un'azienda agricola che prima era coltivata essenzialmente a grano, bietola, erba medica, e ho voluto applicare le conoscenze maturate nella mia attività di ricercatore facendo un impianto di pioppo su 6 ettari e quindi verificando in prima persona le difficoltà di coltivazione, ma anche i redditi ottenibili. Lo consiglierebbe quindi ad altri agricoltori? Ma è una coltura che richiede, una volta impiantata, pochissime cure, quindi pochissime ore lavorative. Richiede essenzialmente una erpicata e una concimazione in primavera e poi eventualmente qualche trattamento se ci sono degli attacchi di fitofagi, e poi la raccolta viene effettuata da controterzisti che effettuano la raccolta direttamente, raccolta e trasporto e vendita. Quindi come utilizzo di terreni da parte di una persona che ha una seconda attività può essere una coltura interessante. In Italia la pioppocoltura ha attirato l'interesse di diversi enti. Come vede il futuro di questa attività? Ma è legato essenzialmente agli incentivi che saranno erogati per la produzione di energia da generi alternativa e in special modo energie da biomasse. Quindi attualmente gli incentivi sono molto alti e quindi le colture energetiche sono sempre più richieste, sempre più impiantate. Tutto è molto legato alla politica ambientale, alla politica del settore.